Veglia pasquale, nella notte santa. Siamo riuniti per il solenne inizio della veglia, per la benedizione del fuoco, per la preparazione del cero. È una santissima notte. Cristo, ieri, oggi, principio e fine, alfa ed omega. A Lui appartiene il tempo, appartengono i secoli. E le sue sante piaghe ci hanno guariti. Si fa una piccola processione, si entra in chiesa gridando Cristo luce del mondo, e poi ascoltiamo l'annuncio della Pasqua e il preconio pasquale. L'annuncio: esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore è risorto, gioisca tutta la chiesa. Questa è la Pasqua, questa è la notte luminosa che ha spezzato i vincoli della morte. Oh, davvero, beato, era necessario il peccato di Adamo, felice colpa che ci ha meritato un così grande Redentore. Notte splendente, più del sole. Ecco poi la liturgia della parola, parola che viene a riassumere tutto l'insegnamento dato per ricevere il battesimo. Dalla Genesi si ripassa la pagina della creazione, del cielo, della terra, dell'uomo, della donna, di noi, create immagini di Dio, per cui chiediamo al Signore, manda il tuo spirito e rinnoverai la faccia della terra. Una seconda lettura presa ancora dalla Genesi e la prova di Abramo, a cui il Signore chiede il sacrificio del figlio e il Signore poi gli promette per l'obbedienza la benedizione, e una benedizione che abbraccerà tutte le nazioni della terra in Cristo, discendente dal seme di Abramo. E poi la terza lettura, Mosè che passa con tutto Israele il Mar Rosso. È Dio che ha salvato Israele, per cui si può cantare stupenda, o Signore, è la tua vittoria. Ancora una lettura presa dal grande profeta Isaia, che ci presenta Dio come sposo, come creatore, che ha abbandonato per un poco la sposa che l'ha tradito, siamo noi, ma non può dimenticare la sua misericordia verso ciascuno di noi. Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato. E una lettura ancora presa da Isaia ci invita il Signore a venire, perché tutti i tesori e promessi a Davide saranno dati per noi. La ricchezza, dove c'è l'acqua, c'è la vita. E ancora il profeta Baruch, perché noi possiamo avere doni di intelligenza, di prudenza, nella parola di Dio ben ascoltata. Ancora un profeta, Ezechiele, che promette acqua pura con cui vi aspergerò e vi darò un cuore nuovo, uno spirito nuovo. L'anima mia anela a te, oh Dio. Ecco che finalmente lettera ai Romani, il Nuovo Testamento, con cui San Paolo ci ricorda che siamo stati battezzati in Cristo, per cui siamo uniti intimamente a Lui, alla sua morte e alla sua risurrezione. Finalmente il Vangelo. Dal Vangelo di Luca, le donne vanno al sepolcro con gli aromi, ma trovano la pietra già rimossa dal sepolcro, e poi l'apparizione di due angeli sfolgoranti che dicono: ma perché cercate tra i morti colui che è vivo? È risorto. E loro, Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo, vanno dagli apostoli, i quali pensano a loro come a donne che vaneggiano. Non credevano ad esse, ma Pietro si muove, va e vede, e resta pieno di stupore. Signore, ti chiediamo per tutto questo bene che si concentra nella Pasqua, di invocare tutti i santi che stanno intorno a noi e nell'acqua nuova, rinnovare le promesse del santo battesimo con cui rinunciamo a Satana, alle sue seduzioni, al peccato, a ogni male, e pronunciamo il nostro credo. Credo in Gesù Cristo, credo nel Padre Celeste, credo nello Spirito Santo,
immersi in questa acqua viva, siamo tutti rinati in Cristo e possiamo cantare per sempre. Alleluia, insieme al cuore bello, immacolato, gioioso di Maria, Madre del Signore risorto.